Schianto a Basovizza, due moto contro un autobus, morto Fabio Lugnani, vigile del fuoco di 57 anni, il cordoglio e la commozione dei colleghi sul posto. Pescatore subacqueo triestino di 23 anni, morto nelle acque di Brindisi durante un'immersione, Andrea Cernetti era in acqua assieme ad un amico. L'ultimo abbraccio di Gorizia Stefano, il bimbo morto dopo essere precipitato nel pozzo, prima la camera ardente, poi i funerali al campo dello Stracis. 13 contagi da coronavirus in regione, 8 casi di importazione, scoppia il caso migranti a Treviso, dove nella caserma dedicata ci sono 129 positivi. Benzina verso l'ok al super sconto fino al 30 settembre per equiparare il prezzo con quello sloveno, trattativa positiva con le aziende petrolifere. Conclusi domenica i lavori strutturali della piattaforma logistica, è pronto ad entrare tra i soci il porto tedesco di Duisburg, stop invece ai cinesi. Arte, scienza, tecnologia, ambiente, tanti eventi originali sono stati presentati per il grande pubblico nell'ambito di ESOF 2020. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale, un'edizione particolarmente ricca. Partiamo con la cronaca, purtroppo con un incidente mortale questo pomeriggio, nel primo pomeriggio a Basovizza. Si chiamava Fabio Lugnani, aveva 57 anni, il vigile del fuoco che ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Erano le 13, a bordo della propria motocicletta, seguito da un collega, anch'egli in sella ad una moto, Lugnani stava percorrendo strada per Basovizza diretto verso l'altopiano. All'altezza del chilometro 3.160, secondo l'arida dicitura burocratica, l'impatto contro un autobus della linea 51 che scendeva in città. Un impatto violentissimo, in due fasi, secondo le prime ricostruzioni. Il vigile del fuoco avrebbe prima sbattuto contro la parte superiore del mezzo, di fatto all'altezza del posto di guida. Poi sarebbe andato a finire a terra. Impressionante la scena presentatasi ai soccorsi giunti sul posto, col serbatoio della moto a una decina di metri di distanza dal luogo dello scontro. Il conducente dell'autobus è stato trasportato sotto shock all'ospedale di Catinara. L'altro motociclista, anch'egli vigile del fuoco, come si diceva, è rimasto leggermente ferito, probabilmente cercando di evitare a sua volta di andare a sbattere contro la moto di Lugnani. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell'episodio, che non ha coinvolto altre autovetture. Per permettere i rilievi, strada per Basovizza è stata chiusa al traffico. Sul posto, con i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze, anche molti colleghi di Lugnani, visibilmente scossi e commossi. Ieri a Brindisi, nel corso di un'immersione, è morto un pescatore subacqueo triestino di 23 anni. L'amico che lo accompagnava ha dato l'allarme non vedendolo più riaffiorare. È morto nelle acque di Brindisi durante un'immersione in apnea il 23enne triestino Andrea Cernetic, pescatore subacqueo molto conosciuto nell'ambiente nonostante la giovane età. Stava facendo un'immersione a caccia di prede con un amico poco distante dal porto pugliese. Ieri sera il corpo è stato ritrovato adagiato sul fondale a 23 metri di profondità dopo un'intera giornata di ricerca. La posizione non era distante da un segnale marino battezzato Lutrumbillu. È stato l'amico del giovane a dare l'allarme quando al termine di un'immersione non ha visto più risalire il ragazzo. Nelle ricerche è stato impegnato anche personale del primo nucleo subacqueo della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, intervenuto anche un elicottero e personale del nucleo subacqueo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attivi per le perlustrazioni, mezzi nautici di pompieri e capitaneria. Le operazioni di ricerca sono andate avanti senza soluzione di continuità sino alle 18, quando il corpo del subacqueo, in vacanza da lavoro presso amici a San Michele Salentino, è stato finalmente trovato. La salma è stata recuperata e trasportata presso il porto di Brindisi, dove è stata messa a disposizione dei familiari subito dopo l'intervento del medico legale e l'avallo del PM Orlando della locale procura. Ed ora a Gorizia per i funerali del ragazzo tredicenne precipitato la scorsa settimana in un pozzo.
Siamo al campo sportivo di Stracis, si è appena conclusa la cerimonia, come vedete alle mie spalle c'è un fiume di gente che sta uscendo dal campo sportivo. Circa 1000 persone hanno partecipato alla cerimonia funebre e prima sono andate a rendere omaggio alla camera ardente che era stata allestita nella chiesa del Sacro Cuore. Tanti ragazzi, tanti giovanissimi come Stefano, partecipanti ai centri estivi goriziani, tanti con le magliette colorate appunto che contraddistinguono il centro estivo. Alla fine della cerimonia hanno peraltro dedicato un canto al loro compagno. La cerimonia è stata presieduta dall'arcivescovo Monsignor Redaelli, la predica invece è stata fatta dal parroco della parrocchia di Stracis, quartiere appunto dove Stefano risiedeva con la sua famiglia. Don Stefano Goinac ha sottolineato come la vita trionfi anche in queste situazioni e come l'amore duri per sempre. Una grande partecipazione, la città si è fermata, ha voluto stringersi in un abbraccio attorno ai parenti del piccolo Stefano. Adesso si stanno appunto dirigendo verso il cimitero dove la bara, che era ricoperta di girasoli colorati, sarà appunto tumulata. Presenti alla cerimonia, oltre ai vertici della Fondazione Coronini, quindi anche il sindaco Rodolfo Ziberna, anche l'assessore regionale Callari, e tra i presenti abbiamo visto anche il presidente del CONI regionale Brandolin e anche il presidente della FIGC regionale Hermes Canciani, quindi a testimoniare come appunto abbiano voluto rendere omaggio a Stefano anche per le sue tante qualità e tanti interessi che lo hanno contraddistinto. Coronavirus, migranti, casi di importazione, tre temi che purtroppo viaggiano assieme nelle ultime settimane destando sempre maggiore preoccupazione. Dopo l'appello del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, arriva pure quello del governatore del Veneto Luca Zaia dopo la scoperta di 129 migranti positivi al coronavirus nella caserma Serena di Treviso. 13 nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, per la prima volta in doppia cifra giornaliera da quando i contagi avevano toccato lo zero al termine del lockdown. 8 di questi sono di importazione, sottolinea l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi. Si tratta di persone rientrate da trasferte o che hanno avuto contatti con familiari o colleghi dell'est europeo. 4 di questi sono romeni, 2 moldavi e 2 ucraini. Restano ricoverati in terapia intensiva in regione 2 persone, 9 in altri reparti. È stato invece accertato che i 5 migranti che sono stati sottoposti all'isolamento preventivo dopo il loro rintraccio al mercato di Monfalcone non sarebbero mai stati febbricitanti, come appreso in un primo momento ieri. A quanto pare ci sarebbe pure una certificazione sanitaria con la testa, ma a scopo cautelativo saranno tutti sottoposti a tampone dopo essere stati messi in quarantena assieme a 2 altri casi sospetti. Intanto il tema dei migranti positivi al virus accolti in Italia è letteralmente esploso a Treviso. Sono infatti 129 i migranti della caserma Serena che sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi effettuati mercoledì. Il maxi focolaio nella struttura che ospita i migranti è stato scoperto dopo che mercoledì mattina 3 persone sono risultate positive. Tutti asintomatici sono stati immediatamente isolati all'interno della struttura. La quarantena è estesa anche ai negativi. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato molto chiaro nella sua posizione sul tema. Ed è un segnale che non è assolutamente un buon segnale. Il tema dei focolai, diciamo, non autoctoni è un tema ormai reale. Il 55% dei focolai in Veneto non sono domestici e dobbiamo fare in modo di non buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Il tema degli immigrati, soprattutto dei nuovi ingressi, è un tema pesante. Nel momento in cui in particolar modo si vede che molti di questi migranti non scappano dalla morte e dalla fame, ma sono magari tunisini che hanno deciso di venire a fare una loro esperienza di vita in Italia. Si va verso un periodo di prova del prezzo della benzina, se non parificato, quantomeno poco distante da quello praticato in Slovenia. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro è ottimista, come dichiara ai nostri microfoni. Grandi manovre a Roma per l'assessorato regionale all'ambiente. Fabio Scocimarro ha avuto una serie di incontri con le realtà petrolifere per cercare di concordare per la regione un prezzo della benzina fortemente concorrenziale rispetto a quello praticato in Slovenia. Io ho proposto 1 euro, 99 centesimi, sarà molto molto difficile,
ma conto almeno di avvicinarmi al prezzo della benzina oltre confine, perché riteniamo che sia giusto dare il massimo contributo delle regioni, quindi alzando il contributo che già diamo al massimo possibile in legge, affinché i nostri corregionali della fascia confinaria possano andare a fare il pieno nella nostra regione, in Italia. Per carattere l'assessore ottimista, in questo caso è anche prudente, benché abbia incassato un sostanziale assenso perlomeno da una delle parti consultate. La risposta delle associazioni di categoria è stata sempre positiva, hanno iniziato a sensibilizzare i vertici delle compagnie, una in particolare di queste è anche molto importante, è disposta a venire dietro alla regione almeno per un periodo di prova e andare a fare veramente un effetto shock sul prezzo benzina. Par di capire che Scocimarro comunque non sia rimasto con le mani in mano ed abbia già preso contatti con la Camera di Commercio. Sono in contatto con la Camera di Commercio, che potenzieranno gli uffici affinché chi non ha la tessera possa venirla a prendere e fare il pieno in Italia. Quindi uno sforzo importante e auspico che nelle prossime settimane venga concretizzato. L'assessore infine tiene a sottolineare i due benefici che deriverebbero per il territorio. Un doppio beneficio economico per le casse dei distributori di benzina e facendo restare l'economia della nostra regione, e non andiamo neppure a inquinare il nostro bellissimo territorio delle Provenienze Giulie. Alla fine della fiera l'idea quindi è quella di testare il super sconto fino al 30 settembre. Lo sconto previsto quindi nella fascia 1 passerebbe per la benzina da 21 a 29 centesimi di euro al litro, mentre il diesel verrà scontato di 20 centesimi rispetto agli attuali 14. Resta valido lo sconto ulteriore di 5 centesimi per le auto ibride. Ora dovremmo essere collegati con Marco Stabile, che è con noi a Marina, da Marina San Giusto, perché Marco Stabile ci spiegherà quello che succederà fra un po' dopo l'evento, ma soprattutto perché ci sono delle notizie, se ho letto bene, che riguardano anche i cinque migranti di Monfalcone. Comunque sentiamo Marco Stabile, che ne sa sicuramente di più. Buonasera Umberto, buonasera ai telespettatori di Tele4, in collegamento come vedete dal Pier Roof, il ristorante, la terrazza di Marina San Giusto affacciata sul mare, proprio vicino alla Sacchetta, un posto veramente bellissimo scelto dall'Unione degli Istriani per questa serata dedicata a Tele4, dedicata alla premiazione di Tele4 per quanto riguarda le dirette straordinarie realizzate ai tempi del lockdown, in cui grazie a Tele4 un po' Trieste è diventata una famiglia televisiva allargata in qualche modo. Sono con Massimiliano Lacota, presidente dell'Unione degli Istriani, che è qui con me per questa serata, per cui intanto lo ringraziamo a nome di Tele4 in questa cornice che fa vedere la nostra città e anche un po', diciamo così, di spirito di ripartenza, barche, gente che finalmente si rilassa un po'. Certo, un bel posto, si respira l'aria effettivamente di ripartenza, di rinascita dopo questo lungo e difficile periodo, contornato da 2 mesi e passa di chiusura a casa. Chiusura a casa che è stata molto difficile, soprattutto per le persone anziane, anche per tantissimi nostri associati che ad un certo punto ci hanno scritto qualche settimana fa per dire perché non facciamo qualcosa per Tele4, riconoscendo il lavoro che hanno fatto straordinario, l'aiuto che ci hanno dato essendo noi in casa, non capendo bene tutte le istruzioni delle numerose circolari ministeriali del Presidente del Consiglio, del Presidente della Regione. Il grande aiuto dato, una cosa così banale, però non tanto per chi non ha dimestichezza, per compilare i numerosi modelli delle autocertificazioni per muoversi prima a piedi, poi in auto, da comune a comune, dove andare a fare la spesa, qual è il supermercato giusto, quindi un lavoro enorme che veramente le persone ci hanno chiesto di riconoscere. Ed è arrivata una lettera di 106 nostri iscritti, piuttosto avanti in buona parte con l'età, e che poi magari leggeremo naturalmente, e con la quale ci hanno chiesto di riconoscere il lavoro di Tele4, e questa serata è questo riconoscimento a tutti singolarmente, tecnici, amministrativi, giornalisti, dirigenti, per appunto dire il grazie nostro, che è il grazie anche di una parte consistente della città, per il lavoro che avete fatto. Quindi siamo noi che ringraziamo voi di cuore.
Allora, intanto grazie anche a Massimiliano Lacota, quindi subito dopo il telegiornale pubblicità e ci ritroviamo qui in diretta. Quanto alla notizia che citavi Umberto, è vero, sono tutti negativi i tamponi relativi a quei 5 migranti trovati ieri a Monfalcone nell'area del mercato, che avevano destato qualche preoccupazione perché appunto erano in mezzo alla gente. Tutti i tamponi sono negativi, assicurato poco fa dall'assessore regionale alla sanità Riccardi. Ti restituisco la linea, ma soprattutto dopo ricordati di venire qui perché insomma altrimenti ci manca il pezzo forte, no? Sì, non incominciate senza di me, ecco, insomma, mi raccomando. Ma bon. Allora, no, assolutamente, ti aspettiamo. Allora, arte, scienza, tecnologia, ambiente, tanti eventi originali e curiosi sono stati presentati nell'ambito di ESOF 2020. Vediamo il servizio. Stiamo entrando assolutamente nel vivo di ESOF e del Festival della Scienza che animerà la città nei prossimi giorni fino ad ottobre, con tantissimi eventi, con linguaggi diversi, artistico, culturale, teatrale, ma anche enogastronomico, per sollecitare la curiosità di quello che la scienza significa nella vita quotidiana di tutti noi. Spettacoli, monologhi nelle piazze, ma anche degustazioni, opere collettive, danza, aperitivi con scienziati e film di fantascienza e molto altro ancora. Il Science in the City Festival si avvicina all'appuntamento di ESOF 2020 con una prima parte del suo ricchissimo calendario destinato al grande pubblico e in scena in diverse parti della città da agosto a ottobre. Il rapporto tra scienza e città deve essere necessariamente più univoco e solo quando avremo raggiunto questa comunione che veramente saremo cresciuti come si deve. Non bisogna solo sapere, bisogna saper fare, bisogna saper comunicare, quindi ci sono vari aspetti che devono essere fatti e credo che questo sia il posto ideale. Oggi la presentazione nella sede di Porto Vecchio, alla presenza dell'assessore comunale Tonel, del champion di ESOF Fantoni e della responsabile del festival Paola Rodari. Una prima selezione dei 180 eventi e 26 mostre in programma è stata illustrata dagli stessi promotori in una conferenza evento. Il Festival della Scienza sarà un'operazione corale con tantissimi enti comuni della regione e realtà anche del terzo settore, associazioni che hanno deciso di dare il loro contributo alle riflessioni sulla scienza, e di questo non solo mi sento di ringraziarli, ma è una cosa di cui la città deve andare orgogliosa. Se si affaccia da quella parte vedrà un'operazione incredibile. Nessuno credeva che in così poco tempo si potesse sviluppare un centro congressi di questa natura, e questo credo che sia veramente la prova che siamo una vera città europea della scienza. Adesso Laura Bucarella ci racconta la brutta avventura capitata all'assessore comunale goriziano Roberto Sartori. Diciamo che è stata sì, un po' di sfortuna, nel senso, forse per il calcolo delle probabilità più facile vincere un gratta e vinci che prendere una bottiglietta d'acqua, chiamiamola sfortunata. Ora sta meglio, ma se l'è vista davvero brutta l'assessore comunale di Gorizia alle attività produttive Roberto Sartori, protagonista di un incidente incredibile e inquietante che lui stesso ci ha raccontato. Ogni giorno beviamo il caffè, prendiamo l'acqua al distributore, no? Poi le giornate sono particolarmente affose. Mentre ho preso la bottiglietta d'acqua, ho bevuto il primo sorso, ho sentito subito un sapore amaro e dei bruciori in gola, no? Quindi provato ad annusare il contenuto, c'era un odore strano, anche le dipendenti hanno detto sì, c'è un odore strano, ma sì, sul momento uno non va a pensare, no? Dopo un paio di ore però ho visto che il bruciore e i disturbi aumentavano e quindi ho chiamato il 112 che mi ha consigliato di andare in pronto soccorso. Mi hanno fatto una gastroscopia, lì si sono accorti che qualcosa avevo ingerito. Ora sono in corso le indagini della locale questura e si attendono gli esiti delle analisi sull'acqua rimasta nella bottiglietta incriminata per capire quale sostanza abbia causato l'incidente. Le altre bottiglie sono state ritirate dalla ditta proprietaria del distributore che si trova all'interno del municipio di Gorizia. Piattaforma logistica conclusa, ingresso in società del porto tedesco di Duisburg, i cinesi fuori dall'accordo, le ultime novità sul porto di Trieste nel prossimo servizio.
I lavori strutturali della banchina della piattaforma logistica si sono conclusi domenica 26 luglio con l'ultima gettata di cemento. La piastra è pronta, ora largo alle infrastrutture, una gru mobile di banchina è un'opzione per una seconda, oltre a quelle già presenti allo scalo Legnami e il collegamento ferroviario per consentire partenza e arrivo delle merci su rotaia. L'intento del raggruppamento di imprese titolari è quello di dare vita a un terminal multifunzione, in grado non solo di sbarcare tir da Roro, ma anche di occuparsi di container legati al traffico mediterraneo con le cosiddette navi feeder. E proprio sul fronte ICOP, la SPA che raggruppa Cosmoambiente, la Francesco Parisi Casa di Spedizioni e l'Interporto di Bologna, che maturano le novità più importanti. Dopo il definitivo stop alle trattative con la China Merchant, l'emissario di Pechino che doveva essere destinato a chiudere l'accordo per entrare in società, la pista tedesca è diventata concreta. Dunque nessun ingresso cinese e via libera alla Duisport, Duisburgerhafen AG, proprietaria ed operatore del più grande porto interno al mondo, il porto di Duisburg, che ha confermato la disponibilità a rilevare il 16% delle quote di Interporto di Trieste, si legge sul sito della ICOP stessa. Nelle prossime settimane la responsabile finanziaria di Duisport sarà a Trieste per trattare i termini dell'operazione. Dunque la Germania rimpiazza la Cina, che ora non ha più un terreno vergine su cui piazzare le mani in modo diretto. Va però comunque considerato il patto d'acciaio tra Ungheria e Pechino, dunque l'area Teseco potrebbe essere la possibile nuova testa di ponte che, dopo averli visti uscire dalla porta dello scalo Legnami, potrebbe farli rientrare dalla proverbiale finestra in zona Exaquila. C'è una nota di Forza Italia. Le parole dell'ambasciatore statunitense a Roma, Lewis Eisenberg, sono un monito che non può essere trascurato né sottovalutato. C'è il timore che i cinesi vogliano entrare nei porti italiani, tra cui Trieste. Le mani di Pechino si sono già allungate sulle infrastrutture europee, prosegue la nota. L'Italia, che è l'unico paese del G7 ad aver aderito alla Via della Seta, i cui terminali sarebbero proprio i porti italiani. Non possiamo non prendere in considerazione l'allarme lanciato dall'ambasciatore, perché la domanda di fondo è: possiamo individuare come principale partner uno Stato che non nasconde le sue pretese egemoniche e che non condivide i concetti base della democrazia? Intanto, si chiude la nota di Forza Italia, siamo ancora in attesa che il governo faccia chiarezza sul futuro del porto di Trieste, rendendo noti una volta per tutte i contenuti esatti dell'accordo tra l'autorità portuale e CCC e indicando le ricadute in termini logistici, infrastrutturali ed occupazionali. Il Comune ha aperto un nuovo ufficio al centro civico di Via Locchi, dove si potranno ottenere carte d'identità e certificati, ma dove si potranno anche autenticare le firme accedendovi senza appuntamenti. Novità anche per quel che riguarda i matrimoni che si potranno celebrare al Sartorio. Ne parla, ce lo racconta l'assessore Lobianco. Con lunedì prossimo chi desidera ottenere un certificato, richiedere un certificato, potrà rivolgersi senza telefonare, senza mandare le mail, direttamente presso il centro civico di Via Locchi, dove ho aperto un altro ufficio assieme a quello già aperto a Passo Costanzi. Quindi abbiamo due uffici dedicati esclusivamente a autentiche firme e richieste di certificati senza la necessità di telefonare o di mandare le mail, laddove chi desidera potrà continuare a mandare mail o a telefonare, insomma senza appuntamento. Sulle carte d'identità do un dato: in un mese e mezzo di quest'anno abbiamo processato oltre 4.500 carte d'identità contro le 3.000 lo scorso anno. Abbiamo avuto un incremento di 1.500 carte paragonando lo scorso anno. Quindi un ringraziamento ai miei dipendenti, un ringraziamento ai miei collaboratori che veramente stanno lavorando tantissimo con un'onda d'urto davvero imponente. Mentre per ciò che riguarda i nubendi che desiderano sposarsi, ho pensato di offrire la sala Costantinides presso la Villa Sartorio, dove da la prossima settimana potremo tranquillamente celebrare matrimoni all'aria aperta e, in caso di pioggia, riparare all'interno della sala Costantinides con un numero pari a 34 persone. Quindi una risposta che sentivo di voler dare a tutti i costi per consentire agli sposi di celebrare al meglio, in alternativa a questo alle sale che comunque sono a disposizione, come la sala Tergeste o Bobby Base. Insomma, una risposta complessiva e globale per chi desidera sposarsi, laddove però dico che presso il Comune di Trieste vi è un'abbondanza di richieste, non vi è un calo di vocazione, anzi abbiamo molte richieste di matrimonio.
Il presidente della Polisportiva Triveneto, Alessandro Coppola, ha presentato il tredicesimo Triveneto International Meeting di Atletica Leggera. In arrivo questo sabato la tredicesima edizione del Triveneto Meeting di Atletica allo Stadio Grezzar. Grandi nomi, appuntamento di qualità per gli amanti dell'atletica. Sì, è un meeting importantissimo, è il tredicesimo che organizza la Polisportiva Triveneto, Memorial Jack Benvenuti. È un meeting che ha il sapore dell'impresa appunto per la presenza di atleti di alto livello, atleti che andranno a Tokyo l'anno prossimo per le Olimpiadi rinviate per i motivi che sappiamo. Faccio qualche nome: sui 400 metri abbiamo Van Niekerk, appunto detentore del record mondiale stabilito alle Olimpiadi. Poi c'è Laura Muir sugli 800, difatti credo che sia la gara regina. Solitamente sono i 100 metri, quest'anno c'è un po' l'imbarazzo della scelta perché sono tutte gare di alto livello, anche il lancio del peso, e dove abbiamo il nostro italiano Randazzo che è in piena forma e quindi farà, gli auguriamo, una ottima prestazione. Ecco, ricordiamo naturalmente che viste le normative vigenti non potrà esserci il pubblico, ci saranno le dirette del caso a garantire la possibilità di vedere gli atleti. Sì, ci sarà una diretta streaming da Atletica TV, noi garantiamo soltanto appunto questa diretta streaming, per il resto il pubblico non potrà entrare appunto per regolamento Covid. Tra l'altro è anche un modo per tornare a far lavorare anche lo stesso Grezzar, che è definito una delle piste d'atletica più veloci in assoluto, una struttura molto moderna. Assolutamente sì, ha una pista velocissima, appunto reputata una delle più veloci d'Italia, e gli atleti di tutto il mondo lo sanno, è per questo che anche lo stesso Van Niekerk ha scelto la città di Trieste per il suo esordio dopo 3 anni di stop. Quindi insomma, chissà che non arrivi anche qualche tempo memorabile. È auspicabile, noi ce lo auguriamo tantissimo, ma già per altri motivi siamo su tutte le pagine dei giornali, sulla stampa europea e mondiale. Se poi si riesce a stabilire anche un record, diciamo che sarà la ciliegina sulla torta. Lo auguriamo agli atleti. Due triestini che hanno rappresentato la nostra città. È arrivato questa mattina a Trieste Mike Henry, la nuova ala titolare della Pallacanestro Trieste Allianz. Il giocatore, 27 anni, di 1,98 m per 108 kg, con pura esperienza NBA nei Memphis Grizzlies, è stato subito accompagnato in una struttura alberghiera specializzata per la quarantena, dove trascorrerà i prossimi 14 giorni prima di aggregarsi al gruppo agli ordini di coach Dalmasson. E domani primo appuntamento su Tele4 con Trieste in concerto, una vetrina per i gruppi musicali cittadini voluta dal comune per venire incontro ai talenti costretti quest'anno a saltare le serate dal vivo. Inizio ore 21, replica la domenica alle 16:30. Che la scena musicale triestina sia particolarmente ricca non è una novità. Per lo meno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la città ha allevato una fucina di talenti che si sarebbero affermati negli anni a livello nazionale ed internazionale. Da Teddy Reno a Lelio Luttazzi, da Lorenzo Pilat fino ai Rhapsody of Fire. Una tradizione che è continuata e che negli ultimi anni è stata parte integrante della programmazione di Trieste Estate. Quest'anno, stante le restrizioni da emergenza sanitaria, il comune è stato costretto a ridurre la programmazione degli appuntamenti estivi. Tuttavia, l'assessore comunale alle politiche giovanili Francesca De Santis ha inteso porre in qualche modo rimedio. È nato così Trieste in concerto, uno spazio messo a disposizione dei gruppi musicali giovanili, principalmente, ma non solo, quelli che fanno parte del progetto Aria Giovani, e che Tele4 trasmetterà domani e venerdì prossimo con inizio alle 21, repliche la domenica successiva alle 16:30. La formula è molto semplice: ogni gruppo, ogni artista si è esibito dal vivo in un luogo particolarmente significativo della città. Le performance, montate tenendo in considerazione l'aspetto artistico e quello promozionale, vanno dunque a comporre una serie di cartoline musicali di grande fascino, che grazie ancora una volta alla nostra emittente potranno essere apprezzate dai nostri telespettatori, con lo scopo, non ultimo ben inteso, di collegare quelli che potrebbero essere i gruppi di domani ad una tradizione che per l'appunto continua e alla grande. Comunicazione di servizio prima dei saluti: dal 3 agosto riprende il servizio prelievi all'ambulatorio infermieristico di Campo San Giacomo 13/A.
Per accedere è necessario fissare un appuntamento esclusivamente telefonico chiamando 040 399 5747, 040 399 5745 dalle 7.15 alle 9.45 da lunedì a venerdì. Dopo la pubblicità, collegamento in diretta con Marina San Giusto per la premiazione di tutto lo staff di Tele4 da parte dell'Unione degli Istriani. Noi ci vediamo con Sveglia Trieste domani alle 7, ospiti Luca Salvati del PD e Vincenzo Rescigno della lista di piazza.